Parleremo di il regno di Dio, il regno dei cieli, sì? Vi invito a aprire allora le vostre Bibbie nel San Giovanni capitolo 3, versetto 1 a 5. Vediamo questa parola. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo. Dice uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Eh? Allora, io dicevo qualche minuto fa che noi non stiamo parlando del cristianesimo. Gesù non ha detto mai che chi non nasce di nuovo non può essere cristiano. Gesù ha detto che chi non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Cioè, se parliamo del cristianesimo, almeno il 40 o quasi il 50% di tutta la popolazione mondiale si ritiene cristiana. Ma Gesù non ha parlato mai del cristianesimo. Gesù ha parlato del regno di Dio. E di questo si tratta. È vero che noi siamo cristiani. È vero che noi amiamo e siamo seguaci di Gesù. Questo è vero. Sì? Però la vita nostra non si limita al fatto di essere cristiani, ma di vivere nel regno di Dio. Adesso vedremo un pochettino come sarà possibile. Orate, il versetto 3, Giovanni capitolo 3, versetto 3, guardate. Gesù le rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E questa è la prima parte. Una persona che non è nata di nuovo non può vedere il regno di Dio. Perciò, per vedere il regno di Dio, non soltanto per immaginarsi, come ha fatto Lavazza, per esempio, no? Caffè Lavazza, che loro si hanno immaginato il regno di Dio. E c'è una cosa che fa ridere. Sembra un grande scherzo. Vabbè, loro si l'hanno immaginata così, giustamente perché non lo possono vedere. Perché? Perché chi non nasce di nuovo non può vedere, solo se lo può immaginare. E c'è qualcuno che si l'ha immaginata così. Ok? Ma la scrittura dice che chi non nasce di nuovo non può vedere. Ci sono persone che dicono: sì, bello, qua, là, voi siete così, cos'ha, sì? Vengo qualche domenica, vi faccio una visita, vi vengo a trovare, vengo in chiesa, ma sì, va lì, bello, la lode, l'adorazione, la fede, la gioia. Ma che è questo? C'è persone che non riescono a vedere il regno di Dio. Perché? Perché per vedere il regno di Dio bisogna nascere di nuovo. Sì? Bisogna nascere di nuovo. Come si nasce di nuovo? Credendo nel Signore Gesù Cristo. Qua stiamo parlando di salvezza. Una persona, alla luce del Romani capitolo 10, versetto 9 e 10, che crede che Gesù Cristo è il Signore, sì? che dichiara con la bocca che Gesù Cristo è il Signore e crede nel cuore che Dio le ha risuscitato dai morti, quella persona è salvata. E quello è l'inizio. Una persona dice: io credo nel Signore Gesù Cristo, sì? E lo crede, lo dichiara con la bocca e è salvata. Questa persona nasce di nuovo. Mi state seguendo? Fino a lì. La persona è salvata, ha accettato Gesù. No? Una volta che la persona è salvata e è nata di nuovo, riesce a vedere il regno di Dio. Dice: ah, adesso sì capisco, adesso so che cosa
significa. Perché? Perché la persona è salvata. Alla luce della scrittura, nella prima parte della propria vita, inizia a vedere il regno. Cioè, lascia tante altre cose che prima non sapeva differenziare. Cioè, sapete che ci sono persone che assistono a tutte le religioni che ci sono vicine. Io conoscevo una vecchietta che assistiva alla chiesa nostra cristiana, no? Ma la mattina andava a messa, e il sabato erano gli avventisti. Diceva, io mi assicuro, non si sa mai, da qualche parte entrerò nel cielo, o per i cattolici, o per gli evangelici, o per gli avventisti. Cioè lei ci voleva tutte le cittadinanze, no? E cioè, non aveva capito tanto. Ma chi nasce di nuovo inizia a vedere il regno. Si vede il regno, si capisce. Ah, adesso capisco perché la idolatria non si deve fare. Perché la luce della scrittura è qualcosa che è vietato, perciò la idolatria la tolgo dalla mia vita. Mi seguite? La persona inizia a non fare delle cose che faceva prima. Inizia a vedere. E fino lì siamo al 50%. Ci sono persone che dicono, guarda, io mi ritengo una persona credente, io amo il Signore, amo il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, credo in Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore, credo nello Spirito Santo, leggo la Bibbia e assisto in chiesa, no? E già lì la persona sta dichiarando che è salva, sta dichiarando che la persona è nata di nuovo e riesce a vedere il regno. E lì siamo alla metà. Ma guardate ciò che dice il versetto 5. Il versetto 5 dice, Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua, sì? D'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Allora Gesù già non sta parlando di nuova nascita, sta parlando di nascere d'acqua e di spirito. Che significa? Qua acqua non è battesimo. Qua acqua non sta parlando dell'acqua del battesimo. Qua la parola acqua, sì? E in greco è udor, che parla della parola. E lo possiamo vedere in Efesini capitolo 5 versetto 26. Efesini 5:26. Questo è ciò che significa acqua. 5:26. Dice, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Sta parlando ciò che Gesù ha fatto per la Chiesa. Sta parlando di ciò che Gesù ha fatto per noi. Che cosa ha fatto? Lui ci ha santificati dopo averci purificati, lavandoci con l'acqua della parola. Cioè l'acqua, non l'acqua fisica, è l'acqua spirituale. È la stessa parola in greco di Efesini capitolo 5:26, quella che vediamo in Giovanni 3:5. Sta parlando dell'acqua spirituale. Perciò bisogna nascere dell'acqua, cioè della parola e dello spirito. D'accordo?